Viene acquistato in quegli anni un giovane talento, Massimo Palanca, un sinistro al fulmicotone che segnerà tutti i futuri successi del Catanzaro. Sì, l'anno precedente vinsi la classifica dei cannonieri a Frosinone in Serie C. Poi c'era stata la possibilità di andare alla Regina, però diciamo che il trasferimento era condizionato dal fatto che la Regina fosse rimasta in Serie B, sarei andato a Reggio, e invece retrocedere.